cercherò di ragionare su ciò che rappresenta un rischio. Che cos'è un rischio? Come facciamo a individuare un rischio? E se c'è la possibilità di trovare una definizione oggettiva, di convergere su ciò che rappresenta un rischio, soprattutto appunto quando siamo in presenza di determinate situazioni di scelta, quando ragioniamo su determinate politiche, come facciamo a definire il rischio? Possiamo, diciamo, incontrarci su ciò che rappresenta un rischio? La tesi che vorrei sostenere è che in realtà questa convergenza è problematica, che esiste un pluralismo nella percezione del rischio, che persone diverse possono mettere a fuoco, vedere, considerare, sottolineare, riconoscere rischi diversi o percepire il rischio in maniera diversa. Poi ci saranno, ad esempio, alcuni che riterranno che determinate azioni sono una grave minaccia per il nostro bene, per il bene delle generazioni future. Altri considereranno le stesse azioni in altro modo, ad esempio penseranno che queste azioni, quelle stesse azioni, non sono poi azioni così minacciose, così problematiche, che anzi possiamo seguirle senza problemi. Un pluralismo nella percezione del rischio di questo tipo, ad esempio, si emerge, si nota in tutto il dibattito di etica ambientale. Io mi occupo di bioetica, la bioetica in senso stretto si occupa delle questioni che hanno a che fare con la nascita, la cura, la morte degli esseri umani, però in un senso più ampio la bioetica si occupa anche della nostra relazione con gli animali, qual è il trattamento giusto nei confronti degli animali, e anche della nostra relazione con l'ambiente, con la natura. Come dobbiamo comportarci nei confronti degli organismi non senzienti? Abbiamo una responsabilità nei confronti della natura? Abbiamo una responsabilità della natura soltanto perché in gioco è il benessere delle generazioni future? O c'è un valore anche morale nella natura? E di questo si occupa l'etica ambientale. E all'interno di questo dibattito di etica ambientale ci sono posizioni diverse sull'attuale situazione e anche su ciò che le nostre politiche stanno producendo nei confronti dell'ambiente. In genere noi sentiamo parlare di una crisi ambientale che stiamo vivendo, ma si sente spesso appunto ripetere attenzione, forse lo sentivamo di più prima della crisi economica, alcuni anni fa appunto si diceva ormai stiamo vivendo una situazione pericolosissima, rischiosissima, ci restano soltanto 2-3 anni e poi, insomma, se continuiamo in questo modo con l'attuale modello di sviluppo, porteremo alla rovina il pianeta. Non ci saranno più risorse, le generazioni future vivranno in un contesto, in una società inquinatissima, in cui i rischi appunto saranno altissimi, stiamo distruggendo il pianeta. E lo si sente ancora, ripeto, appunto c'è una crisi ambientale grave, il clima sta cambiando, la temperatura del pianeta diventa sempre più alta, no? Questa la conosciamo, questa situazione, viene spesso riportata dai giornali. E sembrerebbe essere l'unica posizione presente nel dibattito di etica ambientale. In realtà, appunto, come dicevo, esiste un ventaglio assai ampio di posizioni riguardo al rischio delle attuali politiche, il rischio che le attuali politiche comportano per la natura e per le generazioni future. Se da una parte appunto ci sono gli ambientalisti che sottolineano i pericoli dell'attuale modello di sviluppo, ci sono gli ambientalisti scettici che invece dicono: ma di che cosa ci preoccupiamo? Ma dove sono questi rischi? Dov'è questo pericolo? In realtà, dicono gli ambientalisti scettici, ragioniamo tanto in termini morali del nostro rapporto con la natura, ma in realtà in questa relazione tra noi e la natura non c'è posto per la morale. Perché qualsiasi cosa facciamo nei confronti dell'ambiente non possiamo realmente minacciare la natura o le generazioni future. La natura è molto più forte, molto più ricca di quanto ingenuamente tendiamo a pensare.
Per cui ciò che facciamo in realtà non rappresenta affatto una minaccia. Possiamo continuare a seguire l'attuale modello di sviluppo, possiamo continuare a sfruttare la natura, perché ciò non si tradurrà affatto in un danno per l'ambiente o per le generazioni future. Sappiamo, appunto, leggiamo spesso, che le risorse del pianeta si stanno esaurendo. Gli ambientalisti scettici ci dicono che non è vero, ci dicono guardate, si sbaglia quando si pensa che la situazione attuale sia peggiore rispetto a quella di 30 anni fa, rispetto a quella di 40 anni fa. In realtà oggi disponiamo di risorse che 40 anni fa erano inimmaginabili e ci dicono che 40 anni fa c'era un club, quello di Roma, quindi diciamo un comitato composto da scienziati di tutto il mondo che dicevano che il modello di sviluppo capitalistico non avrebbe avuto vita lunga perché appunto lo sfruttamento delle risorse del pianeta era profondo, perché le risorse si stavano esaurendo, e nel 1972 ci dicevano, sottolineano gli ambientalisti scettici, che le risorse stavano finendo. Avevano fatto tutta una serie di calcoli, dicevano il rame finirà fra due anni, il petrolio fra un anno e mezzo, l'argento 12 mesi e non ci sarà più. Tutti i calcoli, dicono gli ambientalisti scettici, che non hanno realmente previsto quanto in realtà è accaduto, cioè un aumento vertiginoso delle risorse del pianeta, perché, dicono gli ambientalisti scettici, nel frattempo la scienza e la tecnologia sono andati avanti e noi siamo stati capaci di sfruttare le risorse del pianeta in una maniera più efficiente e, sempre attraverso la scienza e la tecnologia, di trovare nuove risorse che possono, diciamo, andare incontro ai nostri bisogni. E il riscaldamento del pianeta? Anche quello, dicono gli ambientalisti scettici, non c'è. La nostra paura, i nostri timori sono infondati. Ma come? Noi vediamo appunto che c'è un rischio, gli ambientalisti scettici dicono no, la vostra percezione del rischio non è fondata, è ingiustificata, è irrazionale. E sono molto più tranquilli gli ambientalisti scettici. In realtà ti dicono appunto, ma no, i cambiamenti climatici ci sono sempre stati, anzi, dicono gli ambientalisti scettici, non è nemmeno sicuro, vedete la percezione diversa del rischio, non è nemmeno sicuro che ci sia un riscaldamento del pianeta. Dove notate questo riscaldamento del pianeta? Le misurazioni sono sbagliate, sono fatte in situazioni dove è ovvio che la temperatura sia più alta, le misurazioni del passato non sono sicure, non sappiamo in realtà qual era la temperatura del pianeta 100 anni fa. E poi, anche ammesso che ci sia un aumento della temperatura del pianeta, perché dobbiamo assumere che questo aumento della temperatura del pianeta sia collegato alla nostra attività? Per cui sono molto disinvolti. E esiste anche in Italia una corrente di ambientalisti scettici, ad esempio gli autori di questo libro Le bugie degli ambientalisti. È un libro che riprende le tesi dell'ambientalista scettico più conosciuto, Lomborg, il danese Lomborg, che insiste molto sulla infondatezza della paura circa una crisi ambientale, circa i rischi che il nostro comportamento attuale implicherebbe per la natura e per le generazioni future. Anche l'inquinamento, dicono gli ambientalisti scettici, oggi vivremmo anche lì una percezione diversa di quella che è la situazione attuale e di quelli che sono i rischi. Secondo gli ambientalisti scettici, noi oggi vivremmo in una situazione decisamente migliore rispetto al passato, le nostre città sono molto più vivibili, l'aria è più respirabile, la condizione igienica è invidiabile, e ti fanno tutta una serie di riferimenti su quanto era pericoloso vivere 100 anni fa in una città come Londra, dove l'aria appunto era irrespirabile, dove le acque erano inquinatissime, e ti dicono oggi abbiamo tutti opportunità che non erano nemmeno immaginabili 100 anni. La nostra vita è migliorata, probabilmente c'è anche un atteggiamento, appunto non è soltanto una percezione del rischio, ma c'è anche un atteggiamento diverso nei confronti della scienza, della tecnologia, probabilmente anche nei confronti dell'economia, perché poi, secondo questi autori, se noi lasciamo fare, poi le forze dell'economia, le forze della scienza, della tecnologia intervengono a risolvere i problemi. Si sta esaurendo una risorsa, ma poi
se si esaurisce una risorsa ci sarà un interesse a trovare una nuova risorsa, la scienza e le tecnologie ci daranno una mano a trovarla. Perché preoccuparci? Continuiamo a comportarci come finora ci siamo comportati. Non c'è il rischio, non lo vedono, non lo vedono, ci dicono che non c'è il rischio. Crescita della popolazione? Crescita della popolazione del pianeta può sostenere un numero molto più alto di persone, perché la scienza ci permette di produrre risorse alimentari in una quantità appunto molto più grande rispetto al passato. Non c'è nemmeno il rischio di una crescita della popolazione. E poi ti dicono, anche questo è interessante come aneddoto, ti dicono in realtà se una popolazione cresce stiamo vicini a una crescita economica, perché in un paese dove ci sono tante persone i cittadini saranno spinti alla creatività, a trovare soluzioni originali per sopravvivere, e questo quindi porterà a uno sviluppo economico, e lo sviluppo economico produrrà necessariamente una riduzione della popolazione. Quindi diciamo alla fine si aggiusta tutto, quindi continuiamo diciamo, ad agire come finora abbiamo fatto e non preoccupiamoci troppo, perché rischi non ce ne sono. Chiaramente, dicevo, questa è una delle posizioni presenti nel dibattito di etica ambientale, perché poi invece ci sono quelli che dicono no, attenzione, si sopravvaluta troppo la forza, la capacità dell'economia, della scienza, delle tecnologie, la capacità di queste diciamo forze di risolvere i problemi ambientali. In realtà dobbiamo fare attenzione, perché ciò che facciamo può produrre dei danni. Quindi è importante agire con prudenza, quantomeno, cercare di capire se ciò che facciamo può avere delle conseguenze, che tipo di conseguenze. Quindi facciamo attenzione e controlliamo caso per caso. Non dobbiamo fermarci, non dobbiamo interrompere lo sfruttamento del pianeta, della natura, però non dobbiamo nemmeno cessare di intervenire sulla natura, di modificarla in base alle nostre esigenze, ma facciamo attenzione. Vogliamo lavorare sugli organismi vegetali, vogliamo modificarli geneticamente, va bene, però controlliamo, facciamo attenzione, facciamo una sperimentazione prima di immetterli nel mercato. E questa è una posizione pure che ha una sua cittadinanza nel dibattito di etica ambientale, che è una posizione diversa da quella che invece viene assunta dagli ambientalisti ARD. Gli ambientalisti ARD ti dicono no, attenzione, tutto ciò che facciamo può compromettere il benessere della natura e delle generazioni future. La nostra presenza è incompatibile con gli equilibri ecologici. Qualsiasi cosa facciamo, minacciamo la natura, minacciamo l'integrità del pianeta, minacciamo la vita delle generazioni future. Quindi qual è la soluzione? Davanti a un rischio grandissimo, perché la nostra presenza appunto è danneggia. Siamo troppo una presenza troppo invadente, una presenza troppo pericolosa per gli equilibri ecologici. L'unica soluzione che gli ambientalisti ARD vedono è quella di ridurre la nostra presenza sul pianeta, far sentire il meno possibile la nostra presenza nella natura e quindi ridurre i consumi, la decrescita, no? Si parla tanto di bisogna decrescere, bisogna ridurre le proprie attività, bisogna diminuire i propri bisogni, perché in questo modo consumiamo meno, interagiamo meno con la natura, la violentiamo meno, perché ogni volta che la sfruttiamo le facciamo un danno gravissimo, appunto una violenza che ha delle ripercussioni non soltanto sulla natura ma anche sulla nostra stessa sopravvivenza. Per cui nelle versioni più radicali gli ambientalisti scettici, gli ambientalisti ARD, che sottolineano i gravissimi rischi connessi con la nostra vita, con le nostre scelte, raccomandano di ritornare a vivere in piccole comunità. L'unica forma, diciamo, l'unica soluzione possibile in presenza di questa gravissima crisi ambientale è quella di ridurre i consumi a tal punto da dire appunto che bisogna ritornare a vivere in piccole comunità che vivono in armonia con la natura, in gruppi autosufficienti che non hanno nemmeno bisogno di muoversi, di spostarsi per reperire le materie prime. Quindi vedete, qui abbiamo una terza posizione, una terza diversa percezione di quelli che sono i rischi connessi
con le nostre azioni, con le nostre scelte, con le nostre politiche. E ce n'è anche una quarta, che è rappresentata dalla posizione di coloro che dicono che anche la natura ha piena rilevanza morale. Qui il rischio è connesso non soltanto al danno che le nostre scelte possono produrre sulla natura e sulle generazioni future, ma anche sulla preoccupazione, con la preoccupazione che è connesso con la preoccupazione che ciò che facciamo può danneggiare e infliggere quindi un'offesa a organismi che meriterebbero piena rilevanza morale. Per cui questi ambientalisti moralisti ti dicono attenzione, perché ciò che fai non solo può essere pericoloso per chi verrà dopo di noi, ma può anche rappresentare una grave mancanza di rispetto per organismi che sì, è vero, non provano piacere, non provano dolore, ma hanno comunque un bene ed hanno comunque una dignità morale. Per cui se tu non rispetti, o meglio, se non tratti in un certo modo la natura, minacci la sua integrità, le manchi di rispetto. E questa è un'altra versione della, ed è anche una diversa appunto rappresentazione della percezione del rischio. Qui il rischio è connesso strettamente a un orizzonte morale forse appunto completamente diverso da quello a cui siamo abituati. Come ci rapportiamo davanti in presenza appunto di questo pluralismo nella percezione del rischio? È superabile? Possiamo in qualche modo intervenire per cercare di ridurlo? La mia tesi è che sì, attraverso la scienza, attraverso i riferimenti ai fatti, possiamo intervenire per cercare di mettere in risalto l'inaccettabilità di certe posizioni. Forse riusciamo a far vedere che certe posizioni estreme degli ambientalisti scettici non sono convincenti. Possiamo arrivare attraverso la scienza, attraverso un'osservazione più attenta dei fatti, portare gli ambientalisti scettici a vedere che in realtà certe prese di posizioni non tengono conto del fatto che comunque, anche se forse hanno ragione, la natura è più forte di quanto pensiamo, è più ricca di quanto pensiamo, però la natura può essere comunque offesa, può essere ferita. Quindi probabilmente la scienza può aiutare, una considerazione più attenta dei fatti può aiutare a eliminare un po' del pluralismo. D'altra parte però sono convinto che il riferimento alla scienza, ai fatti, l'osservazione più precisa di quella che è la realtà non può eliminare del tutto questo pluralismo nella percezione del rischio, perché questo pluralismo nella percezione del rischio è in gran parte connesso a particolari concezioni del bene, a particolari concezioni della vita, a prospettive morali. Probabilmente anche coloro che difendono una posizione ambientalista hard, quella appunto che ti dice che bisognerebbe ritornare a vivere in piena armonia con la natura in piccole comunità, la loro percezione del rischio è strettamente collegata a un particolare modo di intendere la vita buona. E quindi il fatto che tu faccia o possa fare riferimento alla scienza non li spingerà ad abbandonare la loro posizione, perché per loro la vita buona è la vita di un certo tipo e quindi per loro diventa rischioso allontanarsi da quel modello di esistenza. Vorrei dire un'ultima cosa e poi concludo questo mio intervento. Non c'è soltanto, secondo me, da prendere atto che il pluralismo nella percezione del rischio è inevitabile, secondo me c'è anche da prendere atto che in realtà non possiamo eliminare del tutto il rischio, non possiamo pensare di arrivare a una situazione in cui diventiamo capaci di tenere il rischio sotto controllo e di poter scegliere quelle azioni che non comportano rischio. Già l'abbiamo visto dall'intervento precedente, possiamo anche cercare
di agire nella maniera meno rischiosa possibile. Ma non possiamo prevedere, non possiamo, diciamo, eliminare del tutto il rischio, perché i risultati delle nostre azioni potrebbero comunque poi essere utilizzate per pratiche rischiose, per politiche rischiose. Io posso fare una ricerca e questa mia ricerca, indipendentemente dalle mie intenzioni e dalle mie aspettative, può portare a risultati che poi possono essere utilizzate per azioni che io nemmeno immaginavo e che possono rappresentare un rischio, un pericolo per altre persone. Possono cambiare le situazioni, le condizioni in cui agiamo. Per cui oggi scegliamo di agire in un certo modo, pensando che queste nostre scelte siano quelle meno rischiose, e possiamo improvvisamente trovarci in una situazione completamente diversa da quella iniziale. Per cui ciò che abbiamo scelto può tradursi in una scelta rischiosa, in una scelta pericolosa, in una scelta che può comportare dei danni. Ad esempio, oggi possiamo ritenere importante che diminuire le armi nucleari, no? Siamo tutti d'accordo sul fatto che sia importante diminuire gli armamenti nucleari, e questa può sembrarci anche la scelta più sicura, meno rischiosa. Però può darsi che fra 30 anni, 40 anni cambi completamente il contesto, può darsi che fra 40 anni ci troviamo sotto attacco di extraterrestri, per fare così un esempio così un po' fantasioso. Se avvenisse qualcosa del genere, chiaramente la scelta che abbiamo fatto oggi, a posteriori, la potremo giudicare in un altro modo e apparirebbe molto più rischiosa di quanto oggi siamo in grado di percepire. Quindi, diciamo, qual è il contributo che può dare il bioeticista a questa riflessione sul rischio? È che probabilmente, appunto, una riflessione sul rischio deve essere una riflessione che tiene conto della complessità dei fenomeni e delle componenti che sono in gioco quando noi percepiamo un rischio, che il rischio non ha a che fare soltanto con considerazioni di carattere scientifico, ma c'è una componente morale presente, collegata alla vita buona. E l'altra, diciamo, riflessione che può fare è che il rischio fa parte delle nostre vite, e che le nostre vite sono probabilmente, no, anzi senza probabilmente, le nostre vite sono vite caratterizzate dall'imperfezione, per cui non possiamo pensare di poter tenere sotto controllo in maniera puntuale ogni nostra azione ed escludere dalla nostra vita le componenti accidentali, casuali e rischiose. Grazie.